In piazza Paolo VI a Brescia sino a domani sera protagonisti gli UniBS Days, quinta edizione della manifestazione organizzata dall'Università degli Studi di Brescia per presentarsi ai futuri studenti e per farsi conoscere dalla città. E questa è la principale iniziativa dell'anno proposta dall'Ateneo per quanto riguarda l'orientamento, ma ogni volta viene anche declinato un tema particolare. Quest'anno protagonista è la Costituzione italiana con i suoi 70 anni di vita, per cui vengono organizzate maratone di lettura dei principali articoli della nostra Carta Costituzionale, in special modo quelli collegati all'educazione, alla cultura, alla scuola, ma non solo. Che reputo importante promuovere queste iniziative che permettono alla cittadinanza di venire a conoscenza di quella che dovrebbe essere la carta fondamentale della nostra società, ma che spesso viene dimenticata o addirittura non letta. Sì, io sono straniera, vengo dalla Macedonia e per me la Costituzione è anche un valore affettivo perché è stato il primo testo che mi è stato consegnato nel momento in cui appunto ho ricevuto e firmato la mia cittadinanza italiana. Sono per metà inglese e per metà italiana. Spero di contribuire con il mio lavoro di giurista al miglioramento e al sostentamento di questo meraviglioso paese. Oltre agli approfondimenti sulla Costituzione, sono due le attività principali organizzate. Da un lato gli stand per l'orientamento, con la possibilità di avere tutte le informazioni possibili su facoltà, corsi e servizi dell'università. E l'Area Lab, dove i ragazzi possono conoscere le realtà che all'interno dell'università si occupano di ricerca. Tra gli appuntamenti principali di questi 2 giorni di UniBS Days, l'incontro con Samantha Cristoforetti, prima donna italiana nello spazio, ospite d'onore di un incontro alle 11:30 all'Auditorium San Barnaba.